Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi Nexus, associazione culturale e centro clinico a Pinerolo e Torino. Lo faremo insieme alla dottoressa Saura Fornero e alla dottoressa Gabriella Rosone. La dottoressa Fornero è socio fondatore dell'associazione Nexus, mentre la dottoressa Rosone è presidente dell'associazione Nexus, appunto. Buonasera, dottoressa Rosone. Buonasera e grazie. Grazie a lei e buonasera alla dottoressa Fornero. Buonasera, signora Cecilia. Quindi mi rivolgo per iniziare alla dottoressa Rosone. Che cos'è Nexus? Allora, Nexus è un'associazione culturale nata a Pinerolo nel 1992, quindi abbiamo ormai quasi 30 anni, e si occupa di temi relazionali e di comunicazione, ma è anche un centro clinico di psicologia e di psicoterapia. Siamo presenti anche su Torino, oltre che su Pinerolo, sia con iniziative culturali e sociali e anche con l'attività clinica. Noi come associazione culturale promuoviamo da anni, no? Iniziative di sensibilizzazione e di confronto su temi relazionali e di comunicazione di rilevanza generale, in particolare di relazioni familiari, di adolescenza, di genitorialità, di salute, di malattia. Ultimamente anche di virtualità digitale e della sua influenza sui nostri modi di pensare e di vivere. Ogni anno il nostro programma culturale prevede un ciclo di conversazioni a tema. Ogni anno, appunto, in queste conversazioni cerchiamo di coniugare scienza, cultura e divulgazione. Per farlo ci avvaliamo dell'aiuto di esperti in vari settori, che sono accomunati però dalla serietà e dal loro impegno. Le conversazioni di Nexus sono aperte a tutti gli interessati, quindi a tutta la cittadinanza in particolare, e hanno il patrocinio della città di Pinerolo e da sempre sono ospitate dalla Libreria Volare, che è un significativo polo culturale cittadino da 25 anni. Il Covid quest'anno e l'anno scorso non ci ha impedito, per fortuna, di proseguire il nostro impegno culturale, con un grande sforzo, devo dire. E per questo siamo passati in streaming e abbiamo avuto inaspettati e ottimi riscontri, sia di partecipazione che proprio di gradimento. E questo ci fa molto piacere, perché corrobora un po' la nostra motivazione a proseguire l'impegno, nonostante questo cambiamento nell'assetto e nella modalità. La referente scientifica dell'associazione Nexus è la professoressa Silvia Bonino, che molti di voi conoscono, che è professore onorario già ordinario di psicologia dello sviluppo e dell'educazione nel Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino, e che da sempre, appunto, ci accompagna con la sua attenzione costante e con la sua straordinaria competenza. Noi collaboriamo anche con il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino, con la professoressa Emanuela Calandri, che ci segue in alcuni aspetti dei nostri progetti, negli aspetti proprio di valutazione scientifica. Nexus è presente anche sul territorio pinerolese attraverso proprio la partecipazione a progetti sia nazionali che internazionali, e prosegue appunto in questo nel lavoro con le scuole, con i ragazzi, con i genitori e con gli insegnanti. A questo proposito mi piacerebbe condividere brevemente due progetti importanti. Uno si chiama Progetto Cantiere Genitorialità, che è un progetto appunto di sostegno al ruolo genitoriale ed è rivolto a genitori con figli di diverse età, ed è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo e anch'esso patrocinato dal Comune di Pinerolo. Questo progetto offre appunto dei percorsi di formazione, di informazione e di confronto per promuovere competenze e capacità genitoriali. La specificità di questo progetto è che non è rivolto soltanto ai genitori, ma è rivolto a tutti gli adulti educatori impegnati nel processo di crescita, e quindi anche ai nonni.
Gli interventi fanno parte relativi a questo progetto, fanno appunto parte della prevenzione primaria, perché ci permettono di individuare i fattori di rischio che poi possono generare l'insorgenza di problematiche importanti nel percorso dello sviluppo. L'altro progetto di cui volevo parlarvi, anch'esso brevemente, è il progetto per la prevenzione del bullismo a scuola. Questo progetto appunto ha come obiettivo quello di dotare bambini e insegnanti di strumenti di osservazione alla lettura delle dinamiche del bullismo, innanzitutto insegnando loro a differenziarlo dalle altre situazioni. E utilizziamo il gruppo classe come strumento di individuazione e prevenzione proprio del fenomeno, attraverso delle strategie, dei giochi che utilizziamo in classe con bambini e sempre alla presenza degli insegnanti. Poi ve lo raccontiamo dopo, questa specificità dell'utilizzo del gruppo. Grazie. Volentieri, dottoressa. Mi rivolgo adesso alla dottoressa Fornero, giusto per conoscere ancora meglio Nexus. Quali sono le attività del centro clinico e che cosa lo caratterizza? Grazie, sì, ma allora ha già detto molto, no? La nostra presidente, la collega Gabriella Rosone. Diciamo che come centro clinico cerchiamo di coniugare l'attività clinica, no? Con l'attività associativa, nell'ordine di realizzare clinicamente quei principi, no? E quei valori che hanno ispirato sia la nostra Costituzione che ritroviamo nello Statuto. Allora, questo cosa vuol dire? Come centro clinico noi siamo un gruppo, no, di colleghi psicologi, psicoterapeuti con specificità, competenze anche differenti. Questo ci permette di lavorare con tutti, no, con tutte le fasce di età, come anche nei progetti che realizziamo sul territorio ci occupiamo degli esseri umani, da quando sono piccoli a quando sono invece mica più tanto piccoli e sono nonni e a volte anche bisnonni. Viviamo in un'epoca, no, nella quale la vita si è allungata e, come diceva tanti anni fa, no, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo aggiunto anni alla vita, adesso si tratta un po' di aggiungere vita agli anni, no? Questo è un po' il nostro impegno anche in senso clinico. Come diceva la collega Gabriella Rosone, una nostra specificità, sì, importante, è l'utilizzo del gruppo come strumento sia clinico, sia formativo, sia di sensibilizzazione. Molti di noi hanno questa formazione originaria gruppo analitica, che significa appunto questo, non una competenza specifica a utilizzare il gruppo come strumento di lavoro. Quindi praticamente siete un grande sostegno per le persone praticamente di tutte le età. Ma dottoressa Rosone, qual è la specificità del gruppo secondo il vostro modello? Certo, ma come diceva prima la mia collega, la dottoressa Saura Fornero, nell'impostazione gruppo analitica, la modalità gruppale di lavoro consente proprio di utilizzare le specificità relazionali che nel gruppo si sviluppano, perché nel gruppo si sviluppano proprio delle specificità che hanno a che fare con le relazioni che nel gruppo si instaurano, no? Il lavoro by the group, come diciamo noi, cioè il lavoro attraverso il gruppo, significa appunto conoscere e utilizzare queste specificità delle dinamiche gruppali per favorire attraverso di esse e di volta in volta nel lavoro il raggiungimento di quell'obiettivo in quel gruppo, in quel determinato contesto, che può essere clinico a questo punto, di formazione, di informazione, di sensibilizzazione, di supervisione e via discorrendo.
Questo tipo di lavoro attraverso il gruppo ovviamente richiede al conduttore delle specifiche capacità e complesse anche di conoscenza e di gestione delicata, soprattutto degli aspetti inconsci che il gruppo di per sé attiva, perché proprio li attiva, e che debbono essere governate, indirizzate in senso proprio evolutivo e trasformativo del lavoro in oggetto. Che cosa pensate si caratterizzi l'approccio clinico di Nexus? Bene, sì, provo intanto a dire qualcosa io e andando avanti, no? Proseguendo questo interessante scambio in questa sede. Direi che la nostra... non so se sia una specificità, penso che anche altri la utilizzino, comunque il nostro impegno importante è quello di cercare di acquisire, noi abbiamo acquisito strumenti il più possibile aggiornati, strumenti clinici aggiornati, e che quindi fanno riferimento all'ambito piuttosto vasto e significativo, no, in questi ultimi 15-20 anni, diciamo, no? Negli ultimi due decenni, che è l'apporto molto importante delle neuroscienze. Ora, tutti noi appunto abbiamo in origine una formazione psicodinamica, come dicevamo, che è in origine, specialmente per chi ha la mia età, quindi di anni non del po', una formazione originariamente psicoanalitica. Le neuroscienze stanno dando importanti conferme all'impianto psicoanalitico proprio perché mettono in evidenza come i comportamenti degli esseri umani non siano sempre improntati alla razionalità e alla consapevolezza, bensì siano spesso interferiti e condizionati da qualcosa di cui noi pensiamo di essere consapevoli, invece poi non è tanto così. Purtroppo vediamo anche come in ambito sociale, no, questioni di disagio esitino poi in comportamenti feroci, no, criminali e del tutto irrazionali. Allora, noi cerchiamo di disporci, no, ad affrontare queste situazioni, quindi la nostra attenzione va a individuare in ogni situazione familiare, personale, individuale, di coppia, quale possa essere l'impianto terapeutico più adatto. Questo vuol dire porre molta attenzione all'incontro, alla relazione, all'individuazione dei nodi problematici e delle risorse. Quindi, come dire, in senso tecnico porre molta attenzione al versante diagnostico, utilizzando però la diagnosi non soltanto, no, in senso, diciamo così, classificatorio, perché rischia a volte di essere un po' un'etichetta, ecco, no, per parlarsi magari tra detti ai lavori, ma occorre invece è poterla maneggiare in senso relazionale, quindi sia al versante diagnostico sia al versante, diciamo così, che in senso tecnico si chiama del triage, vale a dire di rendersi conto di a quale livello di salute psichica complessiva si trova l'individuo, la famiglia, il minore, l'adulto, l'anziano. Sulla base di questo, che è un importante lavoro, no, di noi diciamo analisi della domanda, vale a dire di che cosa c'è effettivamente bisogno. La persona ti chiede X, ma magari appunto, no, dato che l'inconscio esiste, forse ha più bisogno di Y, no, di Z e via discorrendo. Sulla base di questa valutazione complessa cerchiamo poi di attivare quegli strumenti che possano essere di volta in volta utili. Nel corso del tempo noi ci siamo formati con tecniche, no, innovative, delle quali si è già parlato qua, no, nella rubrica di eccellenze italiane. Queste tecniche sono tutte, utilizzano il funzionamento fisiologico, neurofisiologico nostro, umano, in particolare il funzionamento cerebrale. E ci riferiamo all'MBR, che sfrutta appunto l'inibizione della dominanza emisferica, alla flash technique,
che è analogo all'MDR e è particolarmente utile nelle situazioni fortemente traumatiche. Ora non è questo il luogo, purtroppo non c'è tempo, no, per addentrarci, ma lo faremo estremamente volentieri, perché quando cominciamo a parlare di queste cose bisogna poi fermarci. E ci riferiamo in modo particolare, l'abbiamo lasciato un po' per ultimo, no? Ma come si dice, non perché è meno importante, anzi perché forse lo è molto, al neurofeedback dinamico non lineare. Il neurofeedback dinamico non lineare è un dispositivo che lavora direttamente con l'emissione delle onde elettromagnetiche cerebrali. Questo gli consente di essere adattabile a qualunque situazione, a qualunque persona, in qualunque condizione. Quindi anche nei casi in cui ci sia una sofferenza psichica e di altra natura importante, per esempio nei disturbi dell'attenzione, ma anche nelle patologie ingravescenti, no, e degenerative, come possono essere il Parkinson, l'Alzheimer, le demenze, le sclerosi, perché la persona in trattamento non deve fare assolutamente nulla. Ascolta musica in cuffia con gli auricolari per una mezz'ora, i sensori che vengono applicati sulla teca cranica rimandano appunto al software l'andamento della funzione cerebrale, e quando il software rileva dei discostamenti non fa nient'altro che generare una piccolissima interruzione della musica, che è sufficiente alla plasticità del nostro cervello per in un certo qual modo riallinearsi. Questo strumento ci sta dando grandi soddisfazioni proprio per la sua applicabilità a 360 gradi. Funziona molto bene in abbinamento con le psicoterapie, perché consente di abbreviarne la durata e di rendere meno difficile per la persona in psicoterapia il cambiamento necessario per poter vivere meglio, per poter vivere di più, diciamo secondo le sue risorse. Allora, queste modalità, no, che sono un po' appunto, no, forse la nostra specificità, una solida impostazione psicodinamica che si esprime nell'approccio relazionale psicoanalitico e gruppo analitico, integrata con tecniche nuove, no, e decisamente innovative, basate sulle conoscenze importantissime neuroscientifiche, che sono appunto l'MDR, la FlashTechnik e il neurofeedback dinamico non lineare. Beh, ha proprio ragione, sarebbe veramente interessante approfondire ciascuno di questi trattamenti, però il tempo a nostra disposizione è finito. Io vi ringrazio moltissimo, è stato veramente importante il contributo che avete dato alla nostra trasmissione. Grazie, dottoressa Fornero. Grazie moltissimo a voi a questa occasione, e anche grazie a tutti i colleghi che lavorano con noi, no? Che non sono qui, sì. E anche grazie a tutti i colleghi formatori che nel corso del tempo ci hanno fatto conoscere questi strumenti che ci entusiasmano, ci affascinano e speriamo ci permettano di aiutare meglio, sempre meglio, le persone che si rivolgono a noi. Grazie davvero. Grazie, grazie a lei dottoressa, e grazie alla dottoressa Rosone. A presto. Grazie, grazie a tutti voi per questa opportunità e auguriamo buonissimo lavoro a tutti. Buonasera. Grazie molte, arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.